in questo video, nel video, ci parleremo di un video per spiegare quello che un tempo era una delle materie che ho studiato insieme a matematica e fisica, la geofisica, lo studio dei vulcani, dei terremoti, quindi anche quella è una materia che conosco bene. Pensate che il mio professore di matematica era il figlio di Giulio Grabowitz, direttore dell'osservatorio geofisico di Casa Micciola. Quindi il figlio di un geofisico che a sua volta era un matematico, ma conosceva bene anche la geofisica. A me che è sempre piaciuta la matematica e anche lo studio dei terremoti, dei vulcani, figuratevi. Cerchiamo di interpretare quello che dice, quello che viene detto in questo video. If you head west from the city of Naples, you will begin to see large craters, altered regions, and calderas in the ground representing vents of the Campi Flegrei volcano. Over the last few days, several news outlets have produced articles with titles that suggest that this supervolcano could erupt for the first time since 1538, or that it might be creeping towards an eruption. However, the wording like this is ripe for being misinterpreted and being grossly taken out of context. Thus, I will explain how significant or insignificant the current eruption hazard is at this volcano. Praticamente dice che in questi giorni si sono rincorse molte voci che parlano di un'imminente eruzione della caldera dei Campi Flegrei. Da tenere presente, come ora vedrete, che un'eruzione potenziale ai Campi Flegrei, a parte che attualmente non ci sono le condizioni, pur essendoci stati e continuano ad esserci terremoti, quindi un movimento armonico e microsismi, quindi anche avvertiti dalla popolazione, alcuni più grandi anche di 3,2, 3,6 di magnitudo della scala di Richter. Ma con tutto ciò non ci sono le condizioni a che questo avvenga. Al massimo, poi vedremo e faremo un conto alla mano, questo potrà accadere alla fine del XX secolo, quindi verso il 2086-2100. Ma attenzione, una cosa è un'eruzione del tipo Monte Nuovo del 1538, e una cosa è un'eruzione del supervulcano, cioè la caldera che praticamente esplode, come nello Yellowstone, nel Parco Nazionale di Yellowstone. E ora si spiega quando sia giustificato o ingiustificato questo titolo che viene messo sempre in risalto. Campi Flegrei is not a towering stratovolcano like Mount Vesuvius, but rather could best be described as a series of overlapping calderas, which also contain a series of large and deep explosion craters. Sì, infatti, il Vesuvio viene detto stratovulcano, è formato da una parte che è il Monte Somma, che è il Vesuvio, quello che è rimasto del Vesuvio di una volta. E dentro al Monte Somma è sorto il Gran Cono, cioè quello che oggi è definito il Vesuvio di oggi, viene detto Gran Cono. E attorno del Gran Cono c'è quello che è chiamato Monte Somma, che è l'antico Vesuvio. Questo è vulcano, stratovulcano. Okay? Quindi il cono del Vesuvio è sorto dentro all'antica caldera, l'antico bacino del Vesuvio, quello che esplose praticamente nella famosa eruzione di Pompei del 79 d.C. I Campi Flegrei, sì, sono crateri concentrici e ci sono due caldere che vedete segnate in giallo e in rosso, che hanno dato origine a due potenti eruzioni, di cui la più imponente è quella di 39.850 anni fa, detta eruzione dell'Ignimbrite Campania. L'ignimbrite è una roccia, viene chiamata anche tefra, questo è il linguaggio che si usa in vulcanologia. I Campi Flegrei, oltre queste due grandi caldere, vedete queste due grandi caldere, ci sono piccoli vulcani che sono sorti dentro la caldera, quindi vulcani nel vulcano, una sorta di crateri concentrici. The edifice of Campi Flegrei is dominated by two large calderas that measure 12.6 and 14.5 kilometers wide, having formed in very large. Ecco qua.
12,6 e 14,5 km di larghezza misurano. La più grande è quella rossa, la più piccola, diciamo, per modo di dire, è quella gialla. Essendosi formati in grandissime eruzioni esplosive 14.900 e 39.850 anni fa. Large explosive eruptions 14,900 and 39,850 years ago, which ejected 79 and 320 cubic kilometers of tephra. 79 e 320 chilometri cubi di tefra, cioè qualcosa di ai nostri giorni inimmaginabile da assistere a uno spettacolo del genere, sarebbe una cosa, un incubo praticamente. Respectively, eruptions of this scale were truly catastrophic when they occurred, being far Infatti, larger than the eruption that destroyed Pompeii from Mount molto Vesuvius più in grande dell'eruzione 79 CE. di Pompei del Vesuvio nel 79 d.C. Cioè, l'eruzione del 79 d.C., vedete, ha un indice di, viene misurato così, VEI, 5, con 3,25 km cubi di tefra. 3,25 km cubi. L'abbiamo parlato di cifre, se ricordo bene, 29 e 76. C'è un rapporto, 3,25 km cubi, 29 km cubi, 76 km cubi. Luckily, the vast majority of eruptions from this volcano in the last 10,000 years have been 2 to 4 orders of magnitude smaller than the caldera-forming eruptions just as. Negli ultimi 10.000 anni, eruzioni di questo tipo sono state da 2 a 4 ordini di grandezza rispetto a quelle due eruzioni che vengono descritte, cioè quella di 39.850 anni fa e dell'altra, 14.000 dispari anni fa. Sono state da 10.000 anni. Da 2 a 4 ordini di grandezza inferiori rispetto alle eruzioni delle caldere appena descritte, cioè quelle due che abbiamo visto disegnate di giallo e di rosso. 2-4 ordini di grandezza inferiori. Described with smaller eruptions occurring about once every 500 years on average. Queste eruzioni si verificano in media circa una volta ogni 500 anni e l'ultima si è verificata nel 1538 e si chiama eruzione del Monte Nuovo. L'oasi naturalistica del Monte Nuovo che si trova, diciamo, antistante il lungomare di Alta, a Pozzuoli. Vedete, da lungomare, guardando verso destra, da lungomare si vede questa collina, Monte Nuovo, formatasi in un giorno e una notte. Okay. Campi Flegrei today has a fairly large and complex magma chamber which is divided into 2 sections. There is a deeper and larger section at a depth of 8 kilometers, which in the last 73 years has been feeding a smaller magma chamber that is a sill at a depth of 3.6 kilometers. This sill is not perfectly flat as it contains a bulge in its center. As this sill continues to expand, so does the sill's bulge, which causes overlying. Sì, praticamente l'intrusione del magma, quindi la sua viscosità, provoca l'espansione e il rigonfiamento. Il davanzale lo traduce il traduttore, praticamente il rigonfiamento della camera del serbatoio del magma, rigonfiandosi questo serbatoio il terreno circostante si solleva, quindi a un rigonfiamento segue il sollevamento. Difatti non è la prima volta che ci sono periodi di sollevamento e abbassamento del terreno sovrastante o del suolo, che in linguaggio tecnico viene detto bradisismo, lento movimento, bradus seismos, lento movimento della costa terrestre. Il bradisismo può essere ascendente o discendente. Ci sono fasi alterne, di ascendente, fasi in cui il bradisismo è ascendente e potrebbe portare al massimo un'eruzione del tipo Monte Nuovo. È il periodo in cui il bradisismo è discendente, quindi praticamente la camera magmatica, questo davanzale, diciamo, si ritorna, diciamo, non riesce a, non trova una via d'uscita e quindi viene bloccato. E quindi la terra piano piano scende di nuovo. Ecco che si chiama ascendente e discendente, si chiama bradisismo questo fenomeno. Ground to be uplifted by about the same amount as the bulge's thickness. In the last 10,000 years, sections of the Campi Flegrei caldera have been uplifted or have subsided by as much as 30 meters or 98 feet. Sono passati di ben 30 metri o 98 piedi.
Negli ultimi 10.000 anni c'è stato un abbassamento del ventre medio a 98 piedi. And the mechanism just described appears to be the cause. Overall, there appear to be four phases which the volcano undergoes before it erupts, which are displayed in this chart. I have overlaid what years each stage leading up to Campi Flegrei's last eruption in 1538 fell into, along with where I think the volcano stands in as of 2023. Diciamo che, come potete vedere da questo schema, lui parte dal 1199, periodo 1199-1250, praticamente l'anno dopo l'eruzione della Solfatara. Questo lo ricordo. L'eruzione della Solfatara è stata intorno al 1198. 1199-1250, 1251-1400, poi va avanti e arriva fino al 1538. Cioè, praticamente c'è un periodo di preparazione, come vedete, di circa, se, lo dirò, con 136 anni. My justification for placing Campi Flegrei in the higher unrest tier, which last time it entered this phase lasted for Infatti, 136 years, is due to the scusate average perché rate siete of peak italiani, uplift it is si pensa experiencing, totaling an average of about 6.2 centimeters a year. un totale di circa 6,2 cm all'anno dal 1950. È iniziato questo sollevamento, alternato a fasi di subsidenza, cioè fasi di bradisismo discendente, non ascendente. Quindi sono 73 anni che è iniziata questa fase. E noi siamo praticamente dal 1400 al 1536, in quel periodo là, in quei 136 anni là. Se vogliamo contare tutto, diciamo, dal 1950 più 136, basta un po' di matematica, arriviamo al 2086. Siamo al 2023 e neanche è detto che il 2086, cioè che questa cadenza di 500 anni, in questo caso già stiamo, mancano 136 anni, si verifichi. Non è detto che si verifichi per forza un'eruzione. Ci saranno tre scenari possibili. Che ora Ever since 1950, però when the volcano stopped its long-term subsidence that followed its 1530. vedete, il vulcano ha interrotto la sua subsidenza a lungo termine che ha seguito l'eruzione del 1538. Quindi la subsidenza è l'abbassamento, cioè l'abbassamento, il bradisismo discendente. Eruption. Due to how long-term this uplift is, which is centered a bit south of the Solfatara site, despite the fact it is occurring in spikes in activity followed by longer minor subsidence periods, we are pretty confident that a body of magma exists which measures about 3600 meters wide. Il magma che si trova, il corpo del magma di cui si parla è 3600 metri di larghezza, 6 metri di spessore e contiene 40,7 milioni di metri cubi di roccia fusa. Le cifre sono forti, c'è niente da dire. Ma se pensiamo alla regione, la zona in cui si trova questa camera magmatica, i conti quadrano. 6 meters thick and contains 40.7 million cubic meters of molten rock. As it stands right now, if this were to somehow all find a path to the surface, it could generate, in a worst case scenario, a large VEI3 or. Nel caso il magma dovesse trovarsi un'apertura, quindi una frattura attraverso cui potrebbe salire, in questo momento si potrebbe verificare, nel peggiore dei casi, un'eruzione del tipo, come forza, 3-4, più o meno. E fa anche il paragone. Redobit 1989, Okmok 2008, queste sono 3-4, cioè praticamente un'eruzione, una modesta eruzione, un qualcosa di non, qua si parla di V6, V8, cioè qualcosa di allucinante. Quindi siamo alla metà praticamente. Where very small end VEI4 explosive Un V4 eruption. molto piccolo, However, in vedete? my opinion, such an eruption cannot occur yet because a crucial factor is missing, preceding almost every eruption of Campi Flegrei. Chi ha fatto questo video ha detto che non ci sono le condizioni attualmente affinché si verifichi un'eruzione anche di 3-4
tre o quattro rei. Perché? Perché in passato tutte queste eruzioni, il terreno che si sono avute, il terreno si è rotto ripetutamente. Non parla di una rottura, parla di ripetute rotture del terreno. Attenzione. E qua è la scienza, non è più l'ipotesi. Il terreno si è rotto ripetutamente prima di quasi tutte le eruzioni dei campi ferrei. Se manca questa rottura ripetuta, queste rotture ripetute, non ci sono le condizioni a cui ciò che portano poi a un'eventuale eruzione. Vediamo i tre In the past, the ground repeatedly scenari. ruptured above the magma chamber, providing already shallow magma a path of least resistance towards the surface. This occurred during 1536 when magma migrated to the west away from the. Nel 1536 il magma migrò verso ovest, lontano dalla camera magmatica dove si riunì, e trovò una breccia, trovò una frattura e quindi riuscì a produrre l'eruzione del Monte Nuovo. Ma la frattura che si è formata perché ci sono state diverse rotture, cosa che attualmente non ci sta. Where it pooled for 24 months and then erupted. We have Quindi not. si parla di 2 anni di preparazione, 24 mesi di preparazione. Ce la si farà in 24 mesi a fare un piano di evacuazione, a mettere in arrivare gli abitanti che popolano i campi ferrei, se non erro sono oltre 300.000 persone. Questa è l'unica cosa. In 24 mesi ce la si può fare. Certamente in 2 anni si può fare tutto se c'è volontà di farlo e se c'è consenso di attuare già adesso delle misure di, come si dice, dei piani, delle simulazioni, cosa che io almeno, i miei figli dicono che anche a scuola hanno fatto delle simulazioni in caso di un rischio sismico, perché viviamo in una zona a rischio sismico, noi viviamo nei campi ferrei, chi vi sta parlando. Ma un piano di evacuazione vero e proprio, una simulazione dell'eruzione, io qua, in 54 anni, non l'ho mai visto. Io ho subito il bradisismo dell'82-84, non c'è mai stata una simulazione di un'evacuazione. Adesso, stessa cosa. No, con questo non voglio dire che non voglio dare colpa a nessuno, voglio soltanto dirvi i fatti nudi e crudi, cioè come sono. Il piano di evacuazione esiste, le prove no, non c'è una simulazione. Quindi speriamo che in quei 24 mesi in cui il vulcano comincerà a dare i suoi borbottii, verrà preso qualche misura, qualche controffensiva in modo da fronteggiare l'eventuale eruzione. E ripeto, sarà un'eruzione del tipo Monte Nuovo, un'eruzione che effettivamente rispetto al villaggio di Tripergole, dove allora si chiamava la zona dove si verificò l'eruzione di Monte Nuovo, rispetto al villaggio di Tripergole, adesso la zona dei Campi Flegrei è di una concentrazione di abitanti da far paura. Questo è l'unico problema. Dove mettere 300.000 persone? Esistono piani? Sì. Esiste il modello? Sì. Che si attui, che si facciano le prove. È bene stare sempre in allerta, è bene sempre studiare, tenere sotto controllo il fenomeno, ma sia ben chiaro, paura non ce ne deve essere. Al momento non esistono le condizioni affinché si verifichi un'eruzione. Ciò nonostante, ripeto per l'ennesima volta, questo lo dico anche alle autorità competenti, ai presidenti di circoscrizione, ai sindaci dei comuni dell'area ferrea. Fate delle prove, fate oltre il piano di evacuazione, delle simulazioni di eventuali spostamenti della popolazione, che ci dovrà essere una sorta di spostamento, di evacuazione di tutta un'area densamente abitata. Allora ogni sindaco, ogni presidente di circoscrizione, mettiamo la nostra, no? La zona nostra, noi viviamo a Napoli, però Napoli ci sono delle circoscrizioni che fanno parte già dei Campi Flegrei, fuori col Bagnolo, Soccaro, Pianura, Cavalleggeri Aosta,
Astroni, Agnano. Sono anche accorpate, quindi io invito caldamente a simulare un piano di evacuazione, metterlo in pratica, non aspettare i 2 anni prima, che poi succedono facciamo un coppato, una è da Napoli, una dietro l'altra, come dice a Napoli, il coso fatto a zuppa di così, a capo di imbrello. A capo di imbrello non va bene. Cioè in queste cose ci deve essere una certa disciplina, come esiste in tanti paesi. In Islanda vivono con i vulcani. Noi viviamo in una zona vulcanica e non sappiamo convivere. Oddio, se esplode, esplode. Ci trova così, facciamo la fine di che cosa? Mi dispiace dirlo, ma questa è una cosa importante. Vediamo Yet reach this stage, although a scientific paper referenced in this video's description suggests that we might be getting close to a period when the po'. volcano could rupture. This could either 1. Rupture the crust, but magma does not intrude into it due to being. Allora, il magma potrebbe rompere la crosta ma non uscire fuori, perché si trova in una posizione che non trova la frattura per poter fuoriuscire, quindi è una posizione sbagliata. Secondo caso, rompe la crosta, il magma si intromette in essa. At the wrong location, 2. Rupture the crust and magma intrudes into it, which leads to an explosive volcanic eruption. Portando a un'eruzione vulcanica esplosiva, quindi il magma riesce diciamo, a salire, a trovare un varco, una frattura, e quindi provoca un'eruzione vulcanica esplosiva. Terzo scenario, rompe la crosta, ma i fluidi la sigillano prima che il magma venga fuori. Anche questo è un scenario possibile. Ed è già successo che il magma rompe la crosta, ma i fluidi la sigillano prima Or 3. del Ruptures the magma. crust, but fluids seal it before magma reaches it. In my Allora, opinion, I find the third possibility to be. chi ha fatto questo video crede che la terza possibilità è la più probabile, cioè il magma arrivi ma non riesca a fuoriuscire, venga sigillato prima. Quindi ha solo il sollevamento e poi un'altra subsidenza. Certo, arriva a un certo punto troverà il varco da cui uscire fuori, ma ripetiamo, abbiamo fatto vedere. Ci saranno fenomeni precursori ben netti, ben distinti, e ci saranno 24 mesi di tempo per prepararsi a ciò, all'evento. Dal 1536 a 1538 sono 2 anni. In 2 anni c'è tanto da fare, ma le cose vanno fatte prima. Perciò si chiama prevenzione sismica, prevenzione del fenomeno eruttivo. Fare prima, costruire prima edifici in grado di sostenere i terremoti che precederanno la fase eruttiva. Quindi ci saranno terremoti che precederanno la fase eruttiva. Le costruzioni sono tutte antisismiche. Cioè, auspichiamo di sì. Certamente in alcuni quartieri sono stati costruiti palazzi anche di 6 piani che secondo il sottoscritto non sono a norma antisismica. E questo lo dico tranquillamente. Per me un palazzo di 6 piani non è, non può essere pure a norma antisismica. Voi dite giustamente anche un grattacielo può essere fatto costruito in maniera antisismica. Io credo che molti palazzi non siano stati costruiti a norma antisismica, o quelli che stanno a distante la collina di Camaldo e nella zona dove è più possibile, è più probabile che possa franare perché è tufo, la collina di Camaldo, è di tufo. La collina di Camaldo è il punto più alto dei Campi Flegrei, misura 458 metri sul livello del mare, e ci sono dei punti dove diciamo, la roccia è friabile, è tufo, tufo giallo napoletano. Così viene definito il tufo giallo napoletano. Poi c'è il tufo verde delle Pomene, che è il tufo che riguarda l'isola Rischi. Ma non puoi costruire sopra il tufo. Si può anche costruire, il tufo ha dato anche ci sono stati costruiti palazzi con il tufo che non sono caduti con i terremoti, ma la zona scoscesa dove già c'è un pericolo di rischio di frana, tu ci costruisci. O una zona vicina al cratere, dice, ma ci sono tanti crateri, ormai sono spenti perché ogni cratere ha dato le sue eruzioni e via. Non esistono nei Campi Flegrei. Con tanti crateri che ci sono, nessun cratere ha dato più di un'eruzione al massimo.
non c'è stato un cratere che ha dato due o più eruzioni, soltanto un'eruzione. Ogni eruzione forma un nuovo cratere. Questa è la peculiarità dei campi ferrei. Allora, tutti quanti, giustamente, hanno iniziato. Fatara è venuto l'eruzione. Monte Nuovo c'è stata l'eruzione. Astroni 1 c'è stata l'eruzione. Agnano 1 c'è stata l'eruzione. Cigliano c'è stata l'eruzione. Fossa Lupara c'è stata l'eruzione. Pianura c'è stata l'eruzione. Potremmo stare tranquilli? No, tranquilli sì, si può stare tranquilli, ma anche pronti a vivere in un territorio che è in dinamico riposo. Non è estinto. Il vulcano dei Campi Flegrei non è un vulcano estinto, è un vulcano in stato di quiescenza, anzi, dico io, in dinamico riposo. Perché si fa sentire con i suoi borbottii, con i suoi tremolii, con i suoi boati. Sono sacche di gas, sono sacche di gas. L'importante è che le cose vengano fatte nel rispetto delle norme antisismiche. Eruzione vulcanica. Se noi ci troviamo in una zona vulcanica, devono essere rispettati certi criteri. Se sono stati rispettati, ben venga. La mia preoccupazione è che alcune cose non sono state rispettate tutte. Allora bisogna abituare la popolazione a fare in modo che, arrivato al momento giusto, sappia cosa fare. Non rimanga così con le mani in mano da lontano una montagna che si forma in mezzo a una cittadina o a dei palazzi. È una cosa terribile. L'eruzione del Monte Nuovo oggi sarebbe un qualcosa di uno scenario alla Volcano su Los Angeles 1997. 97. Questo è uno scenario di quel genere. Oggi, dico io, vogliamo prepararci. Si può prevedere? Sì. Si può prevenire? Sì. Piani di evacuazione e esercitazione. Questo consiglio caldamente a chi mi segue. Spero che questo messaggio arrivi a chi di dovere. Non ho detto niente di strano. Può essere pure che le costruzioni sono già fatte in maniera antisismica. Io spero e confido che sia così. Non penso che abbiano costruito in zone così a elevato rischio di sismicità e di eruzioni vulcaniche in maniera ante capocciam, come diremmo, cioè in maniera così, senza far bene il conto, senza tenerne conto. A questo, se ci aggiungiamo un buon piano di evacuazione e delle misure di esercitazione, cioè far simulare, dice domani viene l'eruzione, fra 2 anni viene l'eruzione, prepariamoci, e vedere proprio la popolazione dove va, queste 300.000 e più persone, dove vengono alloggiate. Che percorso devono fare? Se è meglio via mare, via terra. Ci sono tanti fattori. Un aereo, più aerei. Cioè, bisogna vedere tante di quelle cose. Be the most likely. It is not known when exactly the crust overlying Campi Flegrei's relatively shallow sill will rupture, but the chance of it rupturing is seemingly at its highest since 1950, as the rock is about 3 times weaker in 2023 than it was. La roccia è circa volte più debole nel 2023 rispetto all'84. Quindi c'è stato un indebolimento, attenzione. Was in 1984. So, in summary, Campi Flegrei, in my opinion, does not appear to be in danger of imminently erupting, but is at its highest chance of producing a ground rupture since 19. Allora, un'eruzione imminente no, ma la possibilità di produrre una rottura del suolo di tipo 1950. 1950 non c'è stata nessuna eruzione. È iniziata la fase di bradisismo ascendente. I famosi 136 anni, che diciamo. Fa 1950 più 136, andiamo a fine al 2086. 50. We do not know when such a rupture will occur, but when it Certo, does, it is a very specific, albeit unlikely. non sappiamo quando accadrà. Orientativamente c'è 136 anni, ma non è sicuro. Eppure, se accade, si deve verificare una serie di circostanze specifiche, anche se improbabili, che potrebbero seguire poi, a cui potrebbe seguire poi un'eruzione. Queste circostanze specifiche, anche se improbabili, quali sono?
likely set of circumstances occur, an eruption could follow. Thus, a volcanic eruption is overall unlikely but is now theoretically possible, but only once a rupture occurs, which has not yet happened, that can be. Un'eruzione. Non solo non è ancora, non è, non, non stiamo in quella fase, una fase eruttiva, ma non è ancora avvenuta la rottura che precede l'eruzione stessa. Non si è verificato ancora quel tipo di rottura. Dicono che le rocce non sono più elastiche come prima, ok, ci sta una sorta di rottura, ma non quel tipo di rottura di cui parla questo video. Una rottura che non è ancora avvenuta, quella rottura non è ancora avvenuta, quindi non siamo neanche in fase pre-eruttiva. Flagre, thanks for watching. If you would like to request a specific. Beh, diciamo, questo è pertanto per farvi capire come si è dedicata la geofisica e soprattutto l'impatto sulla popolazione. Ma già ai tempi del Mercalli, no? Giuseppe Mercalli, quello che poi hanno messo il nome la scala Mercalli, che misura il terremoto non secondo la magnitudo, no? Quindi non misurando l'energia, poi è uscita la scala Richter che misura l'energia che sprigiona un terremoto. Già Mercalli parlava di prevenzione insieme a Stefano De Rossi, illustre sismologo, ma stiamo parlando del 1800. I buoni ascoltatori, non stiamo parlando del 2000. Già Stefano De Rossi disse che i palazzi potevano essere costruiti in un'angolatura tale che il terremoto, quando veniva, la scossa produceva non la caduta, non la rottura del palazzo, ma una sorta di elasticità, perché seguiva la direzione dell'onda. Cose semplici. Dite voi, non è facile realizzare quello che diceva Michele e Stefano De Rossi. No, non è facile, ma non è impossibile costruire palazzi con determinate angolature sapendo il passato sismico di una zona. Michele e Stefano De Rossi si basava sui terremoti già avvenuti e diceva: se il terremoto è così, questo verrà così, sarà in questo modo, succederà in questo modo, quindi la sequenza sismica storica della regione in oggetto di studio può essere la chiave per costruire in maniera antisismica nel miglior modo possibile. Questo già nel 1800. Michele e Stefano De Rossi, stiamo parlando del XIX secolo. Si parlava di palazzi costruiti con una determinata angolatura, in modo che non fossero favorevoli all'onda sismica che investe il palazzo una volta innescato il terremoto dall'ipocentro all'epicentro. Ipocentro è giù, dove avviene la rottura della crosta terrestre, la frattura, la famosa frattura. L'epicentro è laddove le onde sismiche vengono poi percepite come terremoto, come sussulto, come ondulatorio o sussultore, a seconda se il movimento è, lo dice la parola, una sorta di sussultare, un sussulto della terra o un ondeggiare. Palazzi costruiti in un'angolatura tale che possano seguire l'onda sismica abbassa il rischio della rottura e della un palazzo che cade un po' e succede quello che succede. Punto primo. Punto secondo, non andrebbe costruite su rocce granite. Il granito è portatore di, cioè l'onda la porta, l'onda non la smorza il granito, il vuoto smorza l'onda. Ecco perché a Napoli i terremoti irpini si sentono di riflesso, ma non li sentiamo come li sente Ariano Irpino. Molti paesi della zona irpina sono costruiti su rocce granitiche, le rocce granitiche sono conduttori di onde sismiche. Napoli invece, che vuota sotto, le smorza. Siamo a fenomeni di smorzamento dell'onda sismica e questa è una cosa interessante. Quindi non andrebbe costruito su materiali che possono condurre le onde sismiche, onde P e onde S, primarie e secondarie. Bisognerebbe stare più attenti ai force shock e after shock, cioè cose che possono precedere e seguire l'evento principale.
soprattutto a ciò che precede l'evento principale. Stessa cosa vale per un'eruzione. Prima di un'eruzione ci succederanno tante scosse in maniera differente da quello che sta succedendo oggi. Perciò il video che abbiamo ascoltato parla di una rottura non ancora avvenuta, perché il modo in cui la sismicità si esprime prima di un'eruzione non è questo. Siamo in una fase forse pre-pre-eruttiva, ma da qui a parlare di eruzione imminente mi sembra prendere in giro o fare, insomma, cattiva informazione. Mi si consente. Questa è cattiva informazione, perché l'informazione deve essere data fatta in maniera scientifica. Ha fatto bene il collega inglese a dire: aspettate, con me no. Noi stiamo solo studiando un modello, non stiamo dicendo che sta scoppiando la caldera. Addirittura neanche l'eruzione del tipo 1.1, si pensa proprio a un'eruzione di tipo ingombrito. Si parli chiaramente, si dicono chiaramente le cose. Vedete, ci sono dei video, ma noi non siamo al livello di questa persona che ha fatto il video. Io ho studiato la materia, ma la mia preparazione è molto molto inferiore rispetto a quello che a questo dottore che ha fatto il video. Sicuramente. Ma tante cose ormai le conosco bene, le ho vissute sulla mia pelle, quindi lo so. Eppure non siamo arrivati all'eruzione all'84. Finì, sapete come finì? Il periodo di massima ascendenza del suolo, cioè il sismo che portò il livello del suolo a sollevarsi di metri. Finì come Yellowstone, finì a soffioni. Ci furono questi enormi getti di vapore, la soffa d'acqua, e piano piano il palloncino si sgonfiò, diciamo così. Il rigonfiamento tornò di nuovo, piano piano, piano piano. Ora sta riprendendo a gonfiarsi, ma pare sembra un qualcosa che si gonfia e si sgonfia. Ma a un certo punto il magma troverà la via giusta. Per carità, nessuno mette di ma sono ipotesi. Non c'è un qualcosa che ti fa pensare che sia imminente. Sono ipotesi, già. Pure che un meteorite cada domani è un'ipotesi da non scartare. Veniamo investiti ogni giorno. La Terra riceve continui impatti di micrometeoriti. Sì, quotidianamente riceviamo impatti di micrometeoriti. Può capitare pure una bella crisommola, come diciamo noi a Napoli, una bella roccia grande, stranamente non vista dai telescopi e dalle sonde spaziali. Di che parliamo? Cioè, vogliamo parlare in maniera scientifica. Il bradisismo, l'eruzione, quella soprattutto di Monte Nuovo, si può prevedere fino a 2 anni prima. Pensate, quella di Pompei del 79 dopo Cristo. Sapete quando iniziò il periodo? 16 anni prima. Il 63 dopo Cristo ci fu il grande terremoto in cui Nerone fece costruire poi Pompei ancora più bella. E il 63 dopo Cristo è iniziata la fase della sveglia. Il gigante dormiente si incominciava piano a svegliare. 16 anni per la Terra La non fase sono. di risveglio. La fase di sveglia. 16 anni per la Terra sono un batti di ciglia. Una Terra che si parla di un'eruzione di elettroingombrite 39.850 anni fa. 16 anni che sono. Niente. Ma per noi sono tanti. O può farle. Facevano i giochi a Pompei e vedevano che il teatro di Pompei si muoveva. È la montagna, è i dei della montagna che stanno a dirare. Prima si vedeva che i dei facevano le eruzioni. Pur sapendolo continuavano a stare. Facciamo la stessa cosa degli antichi romani. Allora, una volta che si sappia la certezza, che abbia la certezza perlomeno, non dico matematica, ma statistica, insomma, una certezza maggiore del 70-80%, allora si comincia a provare, prima di fare questi benedetti piani di evacuazione, e poi simulazioni di evacuazione. Simulazioni di evacuazione, bisogna vedere dove mettere al riparo 300.000 persone. Non solo, fornire fondi di una zona che verrà praticamente cambiata, morfologicamente cambierà aspetto.
quindi ci saranno istruzioni di palazzi, di questo e poi più. Bisogna mettere tutto in conto, ma questo è meglio farlo prima che gli ultimi 2 anni. Questo dico io. Si è fatto bene, se si è fatto bene, io non lo so. Io non sono a conoscenza di ciò. E mi sono interessato di vulcanologia e di geofisica per anni, non per mesi, non per giorni. Non è che ora vi sto parlando da persona, da profano. Io sono stato lì, io ho studiato con loro, so di cosa parlo. Ho studiato 20 anni fa, certo, non oggi, che tengo 54 anni, ho studiato 20 anni fa. E vi assicuro che queste cose si parlava, ma io non le ho viste, non ho visto una prova, non ho visto delle simulazioni vere. Sì, la simulazione a scuola, mettete sotto i banchi quando avviene un terremoto, ma questa è simulazione per prevenzione individuale. Ma si è fatta una vera e propria evacuazione di tutti gli abitanti, per esempio, delle zone in cui Vesuvio potrebbe eruttare? Porti, Circolano, Pompei, Torre del Greco, Torre Annunziata, Stabia, Oblondi, Bosco Tre Case, Bosco Reale, devo dire altro. Altra zona densamente popolata. Fino ad arrivare alle porte in aula, a Volla, San Giuseppe di Giuliano, San Gennarillo, sono state fatte delle prove. Per vedere dove vanno queste persone, dove vanno queste persone, si parla di delfini. Dove? Simuliamo, facciamo il piano, vediamo come bisogna fare. Oltre al piano di evacuazione, simuliamo che ci sia un'eruzione. E a Vesuvio e ai Campi Flegrei, io lo farei in entrambi i casi, in modo che le persone sono preparate e i comuni, le province, le circoscrizioni delle varie città, ecco, le municipalità dei vari comuni delle varie città, sappiano come agire nel momento della stretta finale. Grazie.